È tutta, non so come dire, un minestrone la gente ha in testa fra la salute fisica del cane e tutte le cose che bisogna fare. Gli hanno riempito la testa, le persone, di tutte le adempienze che devono fare, tutte devono sempre costare perché se no non gliene parla nessuna, e nessuno non ha voglia di fare dei passi indietro e studiare il cane, in qualità di animale, con chi può interagire, quali sono le sue reazioni naturali, e questo lo capisci solo quando inizi a studiare i cani che vivono liberi, non che quando metto i video tutte Wow. le... Ami abbai tu? Molto male. Metto i video che vado a studiare i cani, cominciano a dire, ma invece di filmarli perché non li trovi una casa? Cioè, vi hanno ammalato il cervello, molti di voi sono diventate, stanno diventando menti malate, forgiate appositamente per diventare dei consumatori, ma vi hanno anche tipo fatto un'iniezione di presunzione, di arroganza, volete sapere senza sapere. Senza studiare volete sapere perché leggete qualche cosa e volete confrontare le cose che non sapete con chi studia e cercare di convincere chi studia che la teoria è vostra giusta. Per quello che non credo che se ne uscirà più. Il cane farà una brutta fine, sarà questione di un po' di anni, ma poi certi cani spariranno. Cioè, quando io cercavo di recuperare Puma, dicevo, mi fido solo di lui perché è un cane, innanzitutto perché è uno shepherd dog. C'è la parola shepherd dog, per non dire cane da gregge, ha una valenza internazionale. Quando io parlo con esperti cinofili, lo ripetono in inglese centinaia di volte, esperti dei paesi d'origine. Dice, qualsiasi cosa dice no, because this is shepherd dog. Vuol dire che nel DNA hanno un sacco di cose dove ci sono persone che dicono io non allevererei mai i miei bambini con questi cani. Come non li alleveresti? Sono i cani più sicuri in assoluto. Uno qualche giorno fa ha scritto sono cani che vanno solo bene se tenuti nella steppa. Ma di steppa ci sono, cioè, migliaia di famiglie in tutto l'Occidente che convivono. Certamente, non bisogna partire dal presupposto che il cane è un oggetto e allora si cercano oggetti, finiti gli oggetti finisce il cane. No, non funziona così. Perché il cane va rispettato nella sua indole, bisogna adottarlo solo se è in grado di farli vivere in natura, per dire con degli spazi che siano adeguati ai cani, non che si irritano e vanno fuori di testa perché uno li vuole tenere fra il frigorifero la televisione, si inventa di tutto. E poi si chiamano equilibrati quei cani che accettano tutto, e squilibrati quelli che vogliono fare gli animali, perché non ci siamo più a questo punto. Comunque l'esperimento con pumas, pecore, cuccioli, mamma, eccetera, è andato perfettamente, come solitamente mi aspetto, solo che ve lo voglio dimostrare anche a voi perché ci sono sempre tante cose da imparare.